Una giornata di proteste per il comparto dei trasporti. A Napoli, rappresentanti dei mezzi pubblici chiedono un potenziamento del settore. Già di fatto chiudendo Circumflegrea, Cumana e Circumvesuviana, domeniche e festivi, e oltretutto durante i giorni infrasettimanali addirittura dalle 11 alle 15.30, creando ovviamente ulteriori disservizi, come dicevamo, rispetto a quelli già ordinari, ma soprattutto caricando ancora di più la responsabilità su altre aziende che fanno le tratte interessanti, interessati appunto da quei treni, sovraccaricando altri mezzi che non riescono nel modo più assoluto a rispettare il 50% di capienza come previsto dalle normative nazionali. Ma i problemi sono anche per gli utenti, che subiscono non solo i disagi dello stop ma anche l'aumento dei prezzi. Guardi qua in che condizione siamo. A mattino non si può camminare, a pomeriggio chiudono tutto. Ditemi a me, un biglietto che sta a 1,60 euro. Prima che dell'euro stava 1.200 lire, oggi sta 3.600 lire. Uno che deve andare a lavorare, come fa? È un problema grosso, non un problema piccolo. Le comunicazioni alla televisione cosa avevano detto solo il fine settimana. Invece adesso mi trovo così. Purtroppo per 10 io ero arrivato anche prima, solo che ho fatto le servizzette. Ma fino alle 3, che faccio qua?